svolta nell'indagine per l'omicidio di Caterina Susca, la donna trovata strangolata e con una busta di plastica in testa nella sua casa di Bari. È stato infatti arrestato un nigeriano di 18 anni, Naomi Donald, che sotto interrogatorio, nel momento in cui gli sono state contestate le numerose prove a suo carico, ha confessato il delitto. L'uomo era stato bloccato dalla squadra mobile ieri 13 novembre 2013 su un autobus di linea direzione Cara. Era in possesso di un cellulare rubato alla donna dopo averla uccisa. Aveva lasciato la scheda, quindi gli uomini della squadra mobile di Bari, attraverso il telefonino, hanno seguito i movimenti dell'uomo che in quel momento si trovava appunto sull'autobus. Dopo aver chiesto di fermare il mezzo, i poliziotti hanno fatto squillare il cellulare ed è stato a quel punto che l'uomo ha tentato di nasconderlo. Inoltre, durante l'interrogatorio, l'indagato ha dichiarato di essere nato nel 1996, dichiarazione risultata falsa, poiché dopo essere stato sottoposto ad un esame radiografico del polso e della mano, è risultato avere 18 anni e 6 mesi. È un ragazzo di 19 anni che subito si disfa dello strumento, le forbici, che comprende che l'abbigliamento che indosso va immediatamente gettato. Sicuramente è indicativo di una freddezza il fatto che prima di abbandonare l'appartamento comunque porta via i pochi spiccioli che lui dice contenere il portafoglio e il cellulare. Sicuramente sono indicativi di una freddezza e di una capacità criminale evidente. Sì, è stato ingenuo perché lui ha perso tempo lì nell'appartamento per disfarsi lì stesso della scheda, della SIM all'interno del cellulare, ma pur essendo in possesso di un'altra utenza e di un altro apparecchio telefonico, ha ritenuto di mantenere il possesso e di utilizzarlo. Questo è stato fondamentale perché ci ha consentito un pedinamento, un monitoraggio elettronico e ci ha consentito di rintracciarlo ieri pomeriggio in centro città. Bari, la vicepresidente ed assessore alla qualità del territorio, Angela Barbanente, ha partecipato questa mattina al convegno nazionale edilizia popolare di qualità, che si è tenuto a Castello Svevo di Bari per iniziativa della Filillea CGL. Dopo 20 anni di politiche governative finalizzate allo smantellamento del sistema delle case popolari e all'affermazione in Italia di un modello culturale teso ad affermare la inutilità di tali politiche pubbliche per la casa, oggi esistono invece le condizioni per riaffermare il principio che lo Stato, tramite le sue articolazioni istituzionali, deve sviluppare politiche pubbliche che forniscono ai cittadini che lo richiedono il servizio di edilizia pubblica residenziale. Assessore, oggi edilizia popolare, come diceva appunto anche il moderatore, il modello Puglia è un qualcosa che sta facendo scuola. Sì, è un modello che abbiamo fatto fatica a creare, non è facile recuperare rispetto a decenni di abbandono dell'edilizia residenziale pubblica in Puglia e in Italia. Non è facile recuperare rispetto ad anni di malaffare, di incapacità di interpretare da parte degli enti ciò che è l'essenza della missione sociale degli IACP. Abbiamo anche recuperato un sacco di risorse perché addirittura gli IACP, non chiudendo i quadri tecnico-economici, avevano residui di milioni di euro non utilizzati. Il paradosso, in una fase di mancanza di risorse, milioni di euro non utilizzati. Oggi gli IACP pugliesi hanno 119 milioni di euro di cantieri in corso tra recupero e nuova costruzione, quindi dimostrano anche una capacità operativa davvero notevole, che in tempi di crisi è anche una boccata di ossigeno a un settore dell'edilizia che versa in difficoltà gravi. Partiti qualche anno fa con i PIRP che tendevano proprio nel primo piano casa regionale a riqualificare, rigenerare il patrimonio esistente per poi spostarci sulle nuove costruzioni e su nuovi insediamenti. Dicevo nel mio intervento che è fondamentale cambiare, spostare l'attenzione dai piani urbanistici calati dall'alto, dalle città concepite dalla politica alle città concepite dai cittadini, dagli abitanti. L'housing sociale in fin dei conti è questo.
coinvolgere l'abitante nei processi produttivi, come abbiamo fatto noi nei nostri laboratori di quartiere in numerosi interventi, cambiare diametralmente l'interesse pubblico con l'interesse sociale e quindi tutelare i nuovi poveri, coloro che oggi non hanno possibilità di accedere al mercato della casa né in acquisto né in locazione, ovviamente nel mercato privato, affinché l'edilizia pubblica diventi un'alternativa al mercato privato e non un omaggio elettorale da fare ai ceti meno abbienti. Il procuratore capo della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, è stato ospite del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Maglie per parlare di società e legalità. L'incontro è il 7° appuntamento del ciclo dedicato a Costituzione e legalità, lotta alla mafia, ipotesi di riforma e priorità di attuazione, promosso dal liceo magliese in collaborazione con l'Università del Salento e con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, della provincia di Lecce e del Comune di Maglie. Anche in questa occasione gli studenti hanno potuto rivolgere domande dirette e sollecitazioni, dando vita ad un confronto aperto e costruttivo, così come è avvenuto nei precedenti incontri con Nicola Grasso, docente di diritto costituzionale dell'Università del Salento, Fausto Bertinotti, presidente emerito della Camera dei Deputati. L'iniziativa è un'iniziativa che è stata realizzata in collaborazione con l'Università del Salento e con il patrocinio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. È un'iniziativa che è finalizzata a coinvolgere i ragazzi in un progetto di Costituzione, legalità e lotta alla mafia, affinché i ragazzi possano innanzitutto conoscere questa nostra Costituzione di cui tutti sanno, ma che in realtà è veramente poco conosciuta profondamente da ognuno di noi forse. Per cui al di là di quegli incontri sporadici che possono essere, possono avere diciamo, un risultato formativo poco consapevole, il fatto di predisporre degli incontri dilazionati nel tempo ma che affrontano con personaggi istituzionali importanti nel panorama nazionale problemi relativi alle riforme costituzionali, come abbiamo avuto modo di discutere con il presidente Violante e con Nicola Grasso, professore di diritto costituzionale, con Rosario Tornesello, con Fausto Bertinotti, adesso siamo in attesa di avere l'incontro con il ministro Cancellieri. Io ritengo che queste iniziative veramente possano avere una grande ricaduta formativa sui ragazzi che devono vivere il contesto storico nel quale si trovano e conoscere realmente ciò che è alla base del corretto vivere civile. I massimi rappresentanti del PDL in tutte le istituzioni territoriali, nazionali ed europee, sono impegnati in questi giorni nella tutela e nella salvaguardia della millenaria storia dell'ulivo, simbolo del Salento, aggredito dal batterio che ne provoca il precoce disseccamento. Di ulivi se ne è parlato in una conferenza stampa con il presidente della provincia di Lecce e coordinatore provinciale del PDL, Antonio Gabellone, l'europarlamentare Raffaele Baldassarre, il senatore Francesco Bruni, presidente della Commissione Ambiente della provincia di Lecce, l'assessore provinciale all'agricoltura Francesco Pacella, parlamentari e consiglieri regionali del partito impegnati sul fronte della tutela della pianta simbolo della nostra provincia. Grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione.